Buonasera da Manaus, parte l'avventura azzurra dell'Italia. Italia contro Inghilterra, l'Italia di Prandelli contro l'Inghilterra di Roy Hodgson. Le squadre sono già a metà campo, già schierate e sembra ormai tutto pronto. Qui 42.000 spettatori, caldo, umido, ce l'aspettavamo. Andiamo a vedere le formazioni delle due squadre in campo. Partiamo naturalmente dall'Italia di Prandelli. Abbiamo De Sciglio a destra, Bonucci e Chiellini, due centrali. A sinistra Darmian, fiducia dunque al calciatore, a uno degli ultimi arrivati in casa Prandelli. E poi a centrocampo Pirlo, Verratti, Marchisio, De Rossi, Candreva, unica punta, come vediamo inquadrato adesso, Mario Balotelli a fianco al capitano Pierluigi Buffon. Inghilterra di Roy Hodgson invece schiera Hart, Baines, Jagielica, Cahill, Johnson in difesa. A centrocampo Henderson e Gerrard. In attacco Rooney e Sturridge, sulle fasce Lallana e Welbeck. E ora uno dei momenti più appassionanti, l'inno di Mameli dell'Italia. La grande emozione che traspare sui volti di Balotelli, anche il capitano Buffon che canta l'inno nazionale. Si dispongono le squadre in campo, vediamo il classico 4-4-2 di Roy Hodgson, linea difensiva rigorosamente a zona di punte, come sappiamo Wayne Rooney e Dean Sturridge. A centrocampo c'è grande Gerrard. A dettare i tempi l'Italia di Prandelli risponde con un 4-5-1 che ovviamente lancerà sulle fasce Candreva e Marchisio, proprio come contro il Lussemburgo. Non c'è Insigne, non c'è Cerci, non c'è Immobile né Antonio Cassano, pronto a subentrare anche nella ripresa. Tutto pronto. Hodgson, attenzione, il break a centrocampo di Marchisio. Marchisio ha spazio, attenzione Marchisio, solo contro Hart. Balotelli, Balotelli si inserisce, attenzione Balotelli, sono davanti al portiere, Balotelli, palo! Incredibile, incredibile, al minuto 26, palo pieno per gli azzurri, palo pieno. E riparte l'Inghilterra di Hodgson, subito grandi emozioni. Palla dentro, attenzione a Rooney, per fortuna arriva prima di tutti Giorgio Chiellini che fa buona guardia. Si è visto un poco Verratti in questo primo tempo, non trovi? Sì, beh, comunque giovane all'esordio, quindi ci si aspetta molto da lui, però starà sicuramente pagando. Attenzione, attenzione, però ti interrompo perché Marchisio è al limite dell'area, prova a fare buona guardia, si inserisce Balotelli, attenzione a Balotelli, attenzione a Balotelli, al limite dell'area, la porta sguarnita, però è costretto a fermarsi e arriva dalle retrovie, però De Rossi prova la conclusione deviata da Cahill e poi Hart in due tempi blocca. Tutto pronto per l'inizio dei secondi, 45 minuti, batte l'Italia, ecco subito con Balotelli, prova a portarsi nella metà campo dell'Inghilterra, attenzione Balotelli, gol incredibile dell'Italia, segna proprio lui, Mario Balotelli, grandissimo gol, si è inserito nelle maglie della difesa inglese con una grandissima azione in velocità e ha bucato Hart al quinto minuto del secondo tempo. Azzurri in vantaggio 1-0 da Manaus, attenzione. Ancora gli azzurri, mi piace molto questo atteggiamento di Cesare Prandelli, non è vero Eddie? Sì, un atteggiamento molto propositivo, vuole fare la partita, sta comunque vincendo 1-0, ma non lascia spazio all'Inghilterra. A dispetto di un 4-5-1 che aveva fatto storcere il naso a più di un italiano. C'è calcio di punizione, l'arbitro lascia continuare per la norma del vantaggio, la chiusura di Bonucci, grandissima chiusura di Bonucci, grande eleganza del difensore della Juventus. E poi De Sciglio prova a ripartire, ancora Bonucci, si scopre un po' l'Italia adesso in questo frangente nella linea di metà campo, sempre l'Italia che fa la partita con De Sciglio, attenzione che ha spazio, il pallone verso Marchisio, ancora Marchisio, attenzione Marchisio, c'è Baines sulla sua fascia, Marchisio prova la conclusione, la palla deviata in rete, ancora l'Italia in raddoppio, 2-0, Marchisio, Marchisio, 2-0. Sicuramente parte benissimo questa avventura degli azzurri, intanto è finita da Manaus, l'Italia batte l'Inghilterra per 2-0, segnature di Mario Balotelli e Marchisio praticamente all'89esimo allo scadere, un tiro deviato da Baines, l'Italia si appresta a giocare contro il Costa Rica.